ragazzi, con la prima puntata della nuova stagione di Energy Drink. Yeah. Questa serie è piaciuta un botto, sono andati alla ricerca dei nuovi energetici per fare questa nuova stagione ed ecco qua il primo, Energy Drink, che è Kalashnikov Energy Drink. E poi anche il Kalashnikov. E poi anche... E questo però lo facciamo la prossima puntata. Esattamente, la prossima puntata. Tanto per suspense. No. Questo però la prossima. No, è sempre a partito. No, questo che è. Questa con un po'. No, per provarci te la. Appunto. Per notare come questo qua sia stato prodotto. Allora, qua c'è scritto che è prodotto dal signor Kalashnikov, quello che ha inventato l'arma. Quindi il talebano. E questa qua l'abbiamo comprato a Novegro, alla fiera dell'Est. Anche voi ce l'avevate, anche voi. Sì, sì, a Novegro. Voi compravate una rivista Tactical News Magazine del 2004, che costa 5 euro. Sì, era del 2004. Davvero? Sì, sì. Che costa 5 euro e vi regalavano o questo o quello. O quello bianco. E quindi adesso assaggiamo. E se lo volete comprare anche voi, andate a Novegro l'anno prossimo. Esatto, se c'è ancora. Ci sono ancora quella. Oh. Io come al solito sostengo che questo qua è energy drink di seconda mano, no? Forse anche di terza. Anche di quinta, settima. E oppure chiedete in armeria, sapete la vostra armeria dove pigliate la mia soft air, chiedete a colare, è stato un prodotto rifornito da Cybergun. Oppure al signor Andrea Criminal. No, comunque chiedete alla vostra armeria se ve lo riesco a procurare, se hanno le armi a Cybergun, o forse se ordinate un'arma dal sito della Cybergun, forse ve la mandano. Comunque assaggiamo. L'odore mi fa schifo. Com'è, buono? A me somiglia al gusto, quello schifoso. Quello verde? Sa di zucchero proprio concentrato al massimo. Tipo, te prendi una zolletta di zucchero e vedi lì che è concentrata proprio così. Così non ti capisci. Cosa si può dire? Avete presente la Red Bull? Più o meno ci sta là. Però è peggio. La Red Bull è un po' più buona. La schifo. Vuoi sapere? Schifo? Voi compratevelo soltanto per la lattina, mi raccomando. Oh, figa. Allora, leggiamo gli ingredienti. Ok, non ci sono. Davvero, non ci sono scritti gli ingredienti. C'è solo qua una lista di... Basta! Te lo giorno mi hai fatto buttare per terra, cazzo. Mi sono fatto anche male. Ma ci sono scritti gli ingredienti. Ah. Il russo, vabbè. Anche il russo. Acqua, anidride carbonica, proprio loro la prendono, fanno e la prendono. Saccarosio, destrosio, acidi, acido citrico. È limone. Non è quello che ti... per sviluppare l'astre. Taurina e tante altre buone cose per morire. Però non c'è scritta talmente nutrizionale, quindi si può denunciare la carne. Beh ragazzi, questa recensione è finita, ci vediamo la prossima volta con quello.